Manfredonia, 6 gennaio 2019, siamo con l'assessore Innocenza Starace delle attività produttive del comune di Manfredonia. Questa mattina c'è stato un incontro molto importante all'assessorato all'agricoltura e alla pesca della Regione Puglia con l'assessore Di Gioia per discutere, confrontarsi e sono intervenute varie marinerie dell'Adriatico, quindi della Puglia, da Manfredonia al Barese, per discutere appunto sulle nuove norme da applicare sulla pesca. Sì, stamattina diciamo con grande soddisfazione credo che siamo riusciti tutti insieme a ottenere un ottimo risultato. Dico tutti insieme perché mai come in questo momento le marinerie si sono mosse unite, unite come persone, unite con i loro amministratori, c'erano tutti i sindaci. C'era il sindaco di Molfetta, noi, Margherita di Savoia, Mola di Bari, Monopoli, Gallipoli, Bicelli, Barletta, erano presenti quindi tutti gli amministratori, erano presenti molte diciamo delle associazioni di categoria che rappresentano i pescatori e c'erano anche dei pescatori e anche dei presidenti di cooperative. In particolare di Manfredonia erano presenti Luigi Di Nuovo, che è dell'OP, era presente Pasquale Pappalardo, era presente Luciano Guerra, era presente Matteo Olivieri, erano, e poi giù, purtroppo non sono riusciti a entrare perché il luogo era piccolo, vi erano pullman di marinai delle varie flotte. Nello specifico di cosa si è parlato? L'argomento essenziale è questo, in realtà è stato anche spiegato in maniera pratica dagli stessi marinai. La legge 154 del 2016 non può essere applicata alle nostre marinerie perché è proprio il tipo di pescato, il tipo di mare, il mare Mediterraneo, che impedisce l'utilizzo di quel particolare tipo di rete che prevede una maglia larghissima, e quindi questo tipo di maglia, che diciamo è obbligatorio utilizzare, comporta l'impossibilità di pescare. Sono stato fatto vedere l'esempio del pesce nostro che passa nella maglia. Quindi ovviamente i pescatori se vogliono pescare non possono utilizzare quel tipo di rete e sono in continua e perenne sanzioni altissime che sono sproporzionate, non sono sanzioni conformi a quelle che sono le norme costituzionali perché rispetto al valore del pescato sono assolutamente inconferenti. In pratica, praticamente si è chiesto una deroga a questo tipo di pesca, deroga che sarà presentata poi alle autorità competenti. No, in realtà noi abbiamo fatto una cosa diversa come sindaci. Abbiamo detto, noi sindaci di terra, che avremmo potuto adottare un provvedimento di urgenza perché cioè sindaci non di terra, sindaci competenti sulla terra, avremmo potuto adottare un provvedimento di urgenza per venire incontro alla situazione contingente, le nostre marinerie, la situazione sociale particolarissima, il disagio economico e tutto il resto, ma non abbiamo questa non è la nostra competenza. Quindi abbiamo sollecitato chi di competenza che potrebbe identificare come il sindaco del mare e quindi il ministro dell'agricoltura, pesca e turismo ad adottare con assoluta urgenza ed immediatamente i provvedimenti che possono essere di natura ordinatoria e di urgenza, i decreti che siano capaci di risolvere nell'immediatezza gli effetti deterrenti, gli effetti deleteri di questi. Che provoca proprio il regolamento comunitario e la legge numero 154 del 2016. Abbiamo sottoscritto tutti e con noi ha sottoscritto l'assessore Leonardo Di Gioia. L'ammiraglio presente Meli si è diciamo, impegnato a portare anche la voce dei pescatori nelle competenti sedi.
e quindi credo che tutti insieme riusciremo a ottenere molto in favore di questa categoria che oggi è veramente importante per la nostra città. Ora la cosa difficile sarà quella di far dialogare pescatori con commercianti e cercare di far decollare il nostro mercato ittico che negli ultimi anni ha sofferto in modo particolare, creando notevoli disagi anche per la città. Sì, diciamo la cosa che come comune, come assessorato siamo riusciti per ora a fare è certamente che chi diciamo per ora risulta aggiudicatario della gara, dico per ora perché vanno finite poi determinati tipi di incombenze, dialoghi e noi ci auspichiamo che possano trovare un modo di conduzione condiviso in modo da partire subito con la riapertura del mercato ittico che è fondamentale oggi per fare base, per esempio noi abbiamo avuto la deroga per 3 anni per la pesca del rossetto, quindi abbiamo bisogno di un luogo dove poi si possa fare capo per la vendita del rossetto. Ci è stato detto che avremo anche quella del bianchetto nell'incontro di oggi, quindi il mercato ittico dovrebbe riprendere la vera vita proprio nell'interesse di tutta la città. Speriamo bene. Grazie. Speriamo. Assessore, buon lavoro. Grazie a voi per l'intervista.